Agnelli, detto Gianni, o meglio conosciuto come l'avvocato. I genitori lo chiamano con il nome del suo mitico nonno, il fondatore della Fiat, quella fabbrica italiana automobili Torino che lo stesso Gianni porterà ai suoi massimi fulgori, diventandone presidente nel 1966. Da quel momento in poi, per molti, Gianni Agnelli è stato il vero monarca italiano, quello che nell'immaginario collettivo ha fatto le veci della famiglia reale esiliata da un decreto costituzionale. L'avvocato è sempre stato descritto spaventosamente vitale, ironico, trasgressivo e irresistibile, ma era anche molto vanitoso, amava essere imitato da tutti. Lo divertiva moltissimo il culto popolare di alcuni dettagli, come l'uso dell'orologio sopra il polsino della camicia. Come si sa, amava la vita spericolata, le macchine veloci, lo sci ad alta quota e imprese estreme, come arrivare in elicottero all'Hotel du Cap ad Antibes e tuffarsi direttamente dal cielo in mare. Terrorizzato dalla noia, ogni giorno telefonava agli amici per sapere gli ultimi pettegolezzi, ma era ancora più felice quando poteva riferirne lui stesso. Non era un sentimentale né un romantico, del resto una delle sue frasi effetto più famose è stata «Solo le cameriere si innamorano». In realtà Di Marella si innamorò, anche se poi l'amò a modo suo, tradendola di continuo. Tanti i flirt celebri mai confermati ma mai smentiti. Due su tutti, Anita Ekberg e Jackie Kennedy. Intervistato dalle riviste di Mezzomondo, si poteva permettere giudizi taglienti, a volte solo affettuosamente ironici, su tutti, dai politici in carica agli amati giocatori dell'altrettanto amata Juventus. La passione parallela di una vita, dopo la Fiat, si capisce. Squadra di cui, curiosamente, aveva l'abitudine di guardare prevalentemente un solo tempo, il primo. Il 24 gennaio del 2003, 15 anni oggi, Giovanni Agnelli, dopo una lunga malattia, si spegne. La camera ardente viene allestita nella Pinacoteca del Lingotto, secondo il cerimoniale del Senato, mentre i funerali si svolgono nel Duomo di Torino in forma ufficiale e trasmessi in diretta proprio da Rai 1. Seguiti con commozione da un'enorme folla, le cerimonie hanno incoronato definitivamente Gianni Agnelli come il vero monarca italiano.